Ciao a tutti ragazze e ragazzi, come state? Bentornati in un nuovo video. Finalmente anche sul mio canale arriva un video mukbang. Ne guardo tantissimi e ogni volta mi fanno venire una fame assurda, ma non sono mai riuscito a registrarli perché ovviamente non pranzo, non ceno mai da solo e di conseguenza non mi piace mettermi in videocamera. Ma questa volta, visto che sarò a pranzo da solo, ho detto via, è il momento giusto e iniziamo a farlo. E guardate un po' per l'occasione cosa ho ordinato. Da-da! McDonald's, ovviamente, è la cosa migliore che esista. Ma prima di iniziare, io vi voglio invitare a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti e a cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Allora, ho deciso di fare questo video mukbang perché ne guardo tantissimi. E veramente ogni volta che li guardo mi viene una fame allucinante. E quindi ho detto facciamola venire anche ai miei iscritti e a tutti quelli che mi guardano. Anche se per questo video mukbang ho deciso di prendere un panino che non ho mai provato, ma l'ho visto e mi ispiravo, ho detto vabbè, proviamolo. Io di solito sono rigoroso e prendo solo due panini, cioè o prendo il più buono che esista, che è il McBacon. Oppure ne prendo un altro che a tanti non piace, che è il filetto fish, cioè lo adoro troppo. Ma questo giro ho deciso di prenderne un altro. E si chiama il Chicken Country, mai provato. Ovviamente l'ho fatto modificare perché io non mangio verdure, quindi tipo c'era anche l'insalata e l'ho fatta togliere. Ma apriamo il sacchetto. Vi stupirò, non ho preso la bibita perché bevo acqua, sì. Non è da me, perché solitamente quando si mangia McDonald's si deve bere anche schifezze, ma boh, non avevo voglia di bere bibite, quindi ho deciso di optare per l'acqua. E non ho preso le patatine, ma bensì ho preso un'altra cosa che adoro. Ta-da! Le pepite, cioè sono una cosa buonissima. Sono le pepite che sono quelle fritte e c'è dentro formaggio e speck. Una cosa troppo buona. Quindi pepite e il Chicken Country. Proviamo ad aprirlo e vediamo com'è. Allora, ok, vedete? Sì, dai, non sembra male. Proviamo ad aprirlo perché è la prima cosa che faccio. Ok, c'è la salsa che non so che salsa sia, il bacon e c'è il pollo alla piastra. Non amo il pollo alla piastra. Non so perché dalla foto pensavo che fosse tipo il McChicken, quindi il pollo tipo la cotoletta. E, vabbè, iniziamo già male. E non solo, ho ordinato, visto che non ho preso le patatine, ma c'ho troppa fame, non ho fatto nemmeno colazione, mi sono ordinato anche un hamburger, che terrò per ultimo perché almeno questo so che mi piace, nel caso l'altro non mi piaccia, finisco il pranzo con un panino quantomeno passabile, non è tra i miei preferiti, ma è passabile. Quindi ora con le nostre pepite do il via al nostro mukbang. Scusate la voce è ancora un po' nasale, ma sono ancora raffreddato, cioè quest'anno è la mia annata, aiuto. E buon appetito. Proviamole subito perché intanto queste so che sono una garanzia. Sono strabuone, ragazzi. Guardate un po'. Cioè non c'è niente di più buono, le ho provate per caso e me ne sono innamorato. Non vi farò un video ASMR con il rumore del cibo, punto primo perché non ho i microfoni adatti per poter fare un video ASMR, anche se mi piacciono molto. Seconda cosa, allora, amo i video ASMR, ne guardo tantissimi, mi rilassano tantissimo, soprattutto quando sono a letto, poi crollo io quando li guardo. Ma non amo i video ASMR col cibo, perché proprio mi dà un fastidio allucinante sentire il cric croc di quando la gente mastica, proprio mi vengono i nervi e quindi non vi farò un ASMR in cui mastico perché lo trovo veramente odioso. Cercherò anche di non parlare con la bocca piena, cosa che solitamente faccio perché sono talmente logorroico che anche quando mangio non sto zitto, ma cercherò di evitare. Volevo un po' di compagnia visto che sono da solo. E quindi facciamo quattro chiacchiere insieme. Vi parlavo nell'ultimo vlog che volevo fare un giveaway. Purtroppo, da come
ho letto, perché mi sono informato un pochettino, pare che non si possano più fare giveaway su YouTube. Quindi ora vediamo di trovare qualcosa di differente, magari posso farlo su Instagram. Io vi lascio qui sotto in descrizione il link per potermi seguire appunto nella mia pagina Instagram e magari lo faremo lì, che così mantengo la parola di fare un giveaway per Natale. Un giveaway che non vi dico ancora di cosa si tratta perché è una sorpresa e finché non darò il via a questa cosa non vi dirò nulla. In questo periodo ho un sacco di idee di video, infatti ne sto registrando un'area raffica, anche se poi voi ne vedete uno alla settimana, ma ne sto registrando tantissimi e sinceramente non so neanche dirvi quando questo mukbang lo vedrete, quindi non potrò nemmeno parlarvi del video che è uscito prima, non posso dirvi i video che ho già iniziato a registrare, perché effettivamente non sapendo quando questo video uscirà, non so se poi i video di cui vi parlo siano già usciti oppure no. Ora mangio l'ultima pepita e poi passiamo al panino che la sto tirando alla lunga perché ho alquanto paura. Non mi ispira quel pollo alla piastra. Non so perché. Siamo. Ok, apriamolo. E senza pensarci troppo, perché altrimenti mi faccio 3.000 pippe mentali e non lo mangio. Ormai mi conosco, sono fatto così. Diamo il primo morso. La cosa di cui sarei curioso di sapere è che salsa ci sia. Non lo so. Partiamo e diamo un morso. Mi devo ricredere, è strabuono, cioè super promosso, mamma mia. Ma la cosa che spaventava di più era il pollo, invece è buonissimo, è strasaporito e non ha il classico gusto di pollo al vapore triste e da ospedale che pensavo. Mi piace un sacco. Promosso e sicuramente non sarà l'ultima volta che lo prenderò, mi piace molto molto molto. Allora ragazzi, devo dirvi che, vabbè, manca ancora un po' perché ne manca ancora un po' di tempo. Ma comunque, visto che il tempo vola come niente, a breve faremo un anno da quando ho aperto il canale e sto già organizzando un video che secondo me, se verrà come lo immagino, uscirà una figata. Non vedo l'ora. Mi sto già muovendo perché comunque sarà un pochino lungo il montaggio del video più che crearlo. Ma vabbè. Non vedo l'ora perché secondo me uscirà una figata assurda. Nel frattempo mi sto insozzando tutto di salsa, ma non importa. Dato che non uscirà a breve questo mukbang, ma sicuramente passeranno almeno 2 settimane da quando l'ho registrato, forse anche tre, vi do già una chicca, visto che appunto si avvicinerà l'anno del canale. Sto pensando, e datemi anche voi un'idea se questa cosa vi può piacere oppure no, che al compimento dell'anno del canale cambierà qualcosa. E questo qualcosa sarà che non ci sarà più un video a settimana, il venerdì, ma ci saranno 2 video a settimana. E stavo pensando di farne uscire uno il martedì e uno il venerdì. L'orario penso di mantenere sempre quello, cioè quello delle 14. Però adesso vediamo. Nel caso datemi anche voi qualche idea se mantenere questo orario oppure no. A me personalmente non dispiace perché comunque è un orario che non è male. Però non lo so, adesso insieme vedremo che cosa fare. Cosa ne pensate di questa idea? Secondo me è una figata. Non vedo l'ora di iniziare a fare 2 video perché, boh, mi piace un sacco. Per ora non faccio video quotidianamente perché, vabbè, aspettiamo un attimo e andiamo a gradi. Già, ho iniziato questa avventura su YouTube che nemmeno mi aspettavo di iniziarla. Ma soprattutto nemmeno mi aspettavo di portarla avanti. Pensavo che fosse una cosa passeggera che magari durava qualche mese e finiva lì. E invece, ragazzi, mi state dando un sacco di soddisfazioni e ogni volta che vado a vedere le statistiche del canale aumentano sempre gli iscritti. E a me questa cosa fa impazzire, nel senso io non me l'aspettavo e non so come ringraziarvi. Ve l'ho già detto, penso
due o tre volte, ma non smetterò mai di farlo perché mi esalta tantissimo questa cosa. Quando ho deciso di aprire il canale, avevo detto, ma figurati, mi guarderanno in tre o quattro, giusto mia mamma e i miei parenti. E invece, boh, non lo so, è stupenda questa cosa. Mi fa un sacco piacere. Vedo che i video vi piacciono. Ho notato che c'è un video che sta spopolando, che è quello dove parlo di come faccio la spesa gratis. Mi sa che anche lì ho un'idea che non so se l'avrò già registrata, sarà già uscita oppure sarà ancora in cantiere quando vedrete questo video, ma ho un'idea riguardo a quella tipologia di video da fare. E boh, non lo so se l'avete già visto o no, si vedrà. Se l'avete già vista sapete di cosa parlo, se invece non l'avete ancora vista, preparatevi a questa tipologia di video. Comunque ragazzi, facendo questo video mukbang, cioè per me mi sta durando 3 ore perché parlo. Solitamente col McDonald's io inizierei a mangiare e lo divoro in 30 secondi perché sono così. Con le cose che mi piacciono inizio a divorarle all'inverosimile. Invece oggi mi sto facendo un pranzo tranquillo, lento, come in teoria si dovrebbe fare, perché so che non si dovrebbe mangiare velocemente, ma vabbè. Oltretutto io ho preso pure l'hamburger, ma mi sa che non ce la farò a mangiarlo perché credetemi, questo panino riempie un sacco. Non credevo perché ho detto, ma figurati, cosa vuoi che sia? Invece sono già pieno, aiuto. Vuoi che ho mangiato anche le pepite e quant'altro, ma direi che dopo questo stop l'hamburger, me lo tengo lì e me lo mangio o a merenda o a cena. Ok, l'ultimo boccone, ne volete un pezzettino? Questa salsa non so cosa sia, ma è buonissima. Io ho finito il mio pranzo. Aiuto. Ero partito prevenuto con quel panino, ma devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Quindi, super promosso. McDonald's, tu sei sempre il top, non ce n'è di balle. Poi col fatto che lo portano pure a casa è ancora meglio, sinceramente. Bene ragazzi, questo video mukbang finisce qui. Non oso immaginare come farò a editarlo perché ho un 45 minuti di girato, cioè è veramente tanto. Non posso fare 45 minuti di mukbang, altrimenti diventerete scemi. E quindi dovrò tagliare un sacco. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questo video vi abbia fatto venire un poco di fame. Ora so che vi andrete ad attaccarvi agli armadietti di casa per mangiare qualcosa. Spero anche che alcune delle novità che vi ho detto che succederanno sul canale vi piacciono. Fatemi sapere qui sotto nei commenti tutto quello che pensate e appunto datemi un'idea riguardo all'orario dei video. Io vi invito ancora una volta a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti e a cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!